domanda è quanto vale il tempo di tutti noi. L'open data ha come, secondo me, come scopo principale il fatto di far risparmiare tempo a chiunque in futuro voglia usare delle informazioni della pubblica amministrazione e voglia dare delle informazioni alla pubblica amministrazione. Quanto questo varrà dipenderà da quanto saremo capaci di coinvolgerci in progetti di questo tipo. Adesso lo possiamo fare, abbiamo una legge migliorabile, certo, ma c'è, andiamo avanti in questa direzione perché come paese ne avremo dei ritorni che nemmeno riusciamo a immaginare. Oggi la regione Friuli Venezia Giulia mette fuori i primi dataset e lancia la legge sugli open data. È un passaggio importante, siamo qui diverse persone con il progetto Gone Italia, l'associazione Wikitalia, eccetera, per festeggiare questo passaggio. Il passaggio è chiave perché con gli open data tu puoi abilitare i cittadini a fare delle cose perché diventano possibili nuove cose. Questo tipicamente produce cittadini attivi perché quando ci sono cose nuove che è possibile fare qualcuno le farà e questa cosa passata, filtrata per la cultura hacker genera emulazione, imitazione e genera dinamiche di virtuose in cui le persone continuano a utilizzare questi dati e remixarli in modi sempre nuovi. Questo è un modo per abilitare l'innovazione del territorio, secondo me è un modo intelligente perché il policy maker non potrà mai sapere cosa sarà la prossima innovazione, quindi farla succedere mirando. Per definizione l'innovazione è una roba emergente, nuova, che prima che qualcuno l'abbia fatta tu non ti immagini cosa possa essere. Quindi una politica abilitante come quella degli open data va in questa direzione. Noi non sappiamo cosa le persone si inventeranno con i dati che oggi la regione rilascia, va bene così, con un po' di fortuna potremo avere delle cose fortemente innovative che vengono da lì. Gli open data costituiscono uno degli elementi di testimonianza dell'innovazione, uno associa open data a innovazione. In realtà è la punta di un iceberg quando il cittadino trova il dato disponibile, perché si tratta di un lavoro che ci sta dietro, di filiera, di riorganizzazione della pubblica amministrazione che può essere un motore di sviluppo molto importante per le imprese. Questo è un dato che è legato alla necessità di capire il funzionamento del territorio, di avere un legame diretto con la pubblica amministrazione e costituisce uno degli elementi importanti su cui puntare nei prossimi anni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha appena approvato una legge sugli open data. Si tratta sicuramente di un atto importantissimo in quanto sancisce l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati aperti e quindi il diritto dei cittadini di trovare le informazioni e di poterle riutilizzare. Si tratta di un punto che mette la Regione all'avanguardia tra le diverse italiane che hanno approvato simili leggi. Quello che abbiamo detto oggi è che però la vera innovazione non è approvare un disegno di legge ma è applicarlo e quindi provare subito a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti e poi pubblicare un gran numero di dati e informazioni rilevanti e quindi consentire magari alla prossima occasione di poter già analizzare dei casi di successo nel riutilizzo da parte di cittadini, di associazioni e da parte di imprese. Allora, l'innovazione sull'uso degli open data per l'impresa è sicuramente la possibilità di riusare cose che qualsiasi azienda probabilmente già utilizza sul territorio, su dati di mercato, analisi di mercato, molto più efficaci e molto più collegate con la realtà del territorio. E questa innovazione permette di innovare i propri modelli di business, crearne di nuovi e avvicinarsi al modello del futuro, che è il modello di disintermediato della rete e dove il cittadino è presente. Quindi non più dipendere da canali di preesistenza, di comunicazione dove dovevi andare a rompere le scatole al cittadino o comunque all'utente, ma avvicinarsi a dove è oggi, cioè attraverso la rete, nei social network o in altri modi. La parte importante degli open data per l'impresa è che crei valore aggiunto perché anche solo usandoli ti rendi molto più utile e dall'altra parte puoi aumentare la qualità dei tuoi servizi anche aumentando la qualità dei dati che puoi utilizzare e prendere dalla pubblica amministrazione. Queste sono sia innovazioni che
fondamentalmente catene nuove di valore. Fra la tipologia di dati che è in grado di generare maggiore valore, senza ombra di dubbio, è quella dei dati territoriali, perché portano sulla dimensione di quello che viviamo ogni giorno, quello che ci descrive, quello che abbiamo intorno a noi. Io dico sempre che una mappa è il database più complesso che le persone riescono a capire. È più facile capire una mappa che una tabella. Proprio per questo, portare dati, cercare di informarli, portarli dentro un progetto come ad esempio OpenStreetMap, dove tutte le persone collaborano per creare la mappa del mondo, il risultato è che da lì possono nascere un sacco di nuovissime applicazioni. Ci sono tantissimi scenari inimmaginabili che creano delle grandissime innovazioni che partono proprio da OpenStreetMap, che generano da cose magari che sembrano banali come delle mappe su carta, ma che in realtà innovano, perché magari quella carta la porta invece su un materiale innovativo come può essere un materiale che non si consuma male, che è stropicciabile, posso riutilizzarlo, può essere il mio cappello che dentro ci metto la mappa, ci metto gli appunti, dopodiché lo pulisco e lo posso riutilizzare per un altro motivo. Sono anche delle cose più chic come una borsa con sopra una mappa personalizzata di dove sono, che mette in evidenza degli oggetti che c'è la necessità di andare sul posto per conoscerli, e tantissime altre applicazioni. La dimensione geografica è quella che più ci avvicina a fare lo sforzo di portare i dati, aggiungendo a questi delle informazioni territoriali, non fa altro che aumentare l'innovazione e permettere di creare nuovi scenari. Si fa un gran parlare di innovazione, so che è un tema che interessa e che interessa a chi mi sta intervistando. Ecco, credo che oggi sia un momento in cui diamo un segno concreto di che cosa è fare innovazione, non solo comunicando all'universo mondo le iniziative che stiamo compiendo in materia di superamento del digital divide, ma anche sul tema dell'open data, che è uno degli elementi che costituisce la giornata odierna. Una recente legge che ho portato all'attenzione del Consiglio regionale, che è stata approvata e che apre i dati della pubblica amministrazione al riutilizzo da parte dei privati, rende trasparente la pubblica amministrazione, rende possibile l'apertura di nuove iniziative economiche mediante quel patrimonio di dati pubblici che appartiene ai cittadini e viene restituito ai cittadini. In Friuli Venezia Giulia siamo molto contenti, come ha detto Venetti, di avere ospitato a Pordenone un evento dedicato agli Open Data con alcuni dei più grandi esperti che abbiamo in Italia su questi temi. È stata una giornata molto pratica, mi è piaciuto molto il fatto che sia emerso come gli Open Data possano favorire una cultura della partecipazione e della trasparenza, certamente per le amministrazioni, per le istituzioni, che sono il più delle volte i principali depositari dei dati su cui possiamo lavorare, ma anche di cittadini attivi, che partecipino come attori necessari a questo processo. Gli open data funzionano se c'è una partecipazione, se riusciamo a trovare sul territorio, e questo è stato detto in diversi momenti, esiste, cioè ci sono le risorse sul territorio, dobbiamo trovarle, dobbiamo lavorare insieme per produrre qualcosa, per lavorare su qualcosa che c'è già, i dati, per produrre senso nuovo o far dire cose nuove a questi dati e trovare dei volani anche economici per il territorio.